Buonasera, siamo in diretta dal trecentesco castello di San Giorgio. Abbiamo qui come ospite privilegiata, abbiamo l'onore di avere donna Costanza Fan de Rivera, figlia di Giulia Florio, diciamo ultima discendente della mitica famiglia Florio, quindi parliamo anche di donna Franca Florio, che è stato un mito per Palermo, e don Ignazio Florio. Ecco, cosa vuol dire la famiglia, cosa è voluto dire la famiglia Florio per Palermo? Beh, per Palermo la famiglia Florio praticamente è Florio, non c'è altro da dire. Palermo girava intorno ai Florio, così come ci girava la Sicilia, l'Italia, l'Europa. La famiglia Florio è ricordata per le tantissime cose che ha fatto, sia sul piano imprenditoriale che sul piano del sociale. Naturalmente persona di spicco in tutto questo panorama era mia nonna, era donna Franca, che, come si dice sempre più o meno scherzando, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e donna Franca è stata una grande donna sia dietro che davanti a suo marito. Ecco, diciamo che comunque lei in questo momento sta portando avanti tutta anche quella che è la storia, ecco, queste tradizioni della sua famiglia. Avete fondato insieme al barone Giaconia di Migaido, suo compagno, questa associazione che è la Sicilia dei Florio. Ecco, quali sono i progetti più importanti? Io quando sono ritornata in Sicilia, perché non sono nata a Roma, non sono nata a Palermo, sono nata a Roma, ma il sangue siciliano è sempre stato molto forte nelle mie vene e non ho mai abbandonato completamente la Sicilia e Palermo, ma da una decina d'anni a questa parte sono ritornata proprio a viverci, perché il primo periodo che sono venuta e mi sono resa conto che il nome della famiglia Florio si cercava di affossarlo sempre di più. Mi sono chiesta quale poteva essere il motivo di questo voler far dimenticare un nome che aveva fatto la storia, e mi sono resa conto che da quando sono finita la dinastia De Florio la Sicilia si è fermata, non è più andata avanti, non ha avuto più persone come potevano essere Florio, Whittaker, i Tasca e tanti altri imprenditori importanti di quel periodo. Si era completamente bloccata e bloccandosi cercavano di far dimenticare questo nome. Perciò con il mio buon carattere, che in fondo è il buon carattere Florio, ho deciso che dovevo rimettere in funzione i giochi, come si suol dire. Credo che c'è anche riuscita, perché ci sono diverse pubblicazioni ultimamente che sono stati fatti appunto dedicati alla famiglia Florio, soprattutto a questa meravigliosa donna che era donna Franca Florio, che era chiamata proprio la regina del Liberty, insomma, di un periodo, la regina proprio di un periodo palermitano. La regina di Palermo, sì, ci sono riuscita facendo di tutto, da andare a parlare nei club Rotary, andare a parlare nelle scuole, ecco, sai, andare a parlare nelle scuole è stata la più grossa gioia che io abbia vissuto, perché vedere questi ragazzi ascoltare con interesse quello che è stata questa famiglia mi rendeva anche un animo più positivo guardando il futuro, e molti di questi ragazzi hanno addirittura fatto le loro tesi in tutte le materie sui Florio, dalla matematica alle lingue alla geografia. Io chiedevo: ma perché in tutte le materie? Dice: perché in tutte le materie ci stanno i Florio. E facevano questi lavori senza perdere un giorno di scuola, lo facevano nei pomeriggi, nei giorni festivi. Ecco, questo è amore verso la propria terra. Sicuramente. E mi dava lo slancio e la volontà di andare sempre avanti, fino a che forse ricorderai la grossa battaglia che feci quando il quadro di Donna Franca andò. Assolutamente, la ricordiamo all'asta. Tutti noi siciliani. E fu una battaglia immensa, in un certo senso l'ho vinta, certo. Ma anche questo era una maniera per ricordare Florio, per far vedere che i siciliani ci tenevano ad avere questo quadro, i siciliani amavano e amano ancora la Donna Franca.
unito a noi anche il barone Giuseppe Giaconia di Migaito, cofondatore con donna Costanza di questa associazione che appunto è dedicata ai flori, si chiama Associazione La Sicilia appunto dei Florio. Allora partiamo, vorrei fare una domanda appunto intanto a donna Costanza, di cosa si occupa storicamente l'associazione e poi passiamo di parlare, di fare anche qualche altra domanda al barone Giaconia che si occupa comunque invece della parte sportiva, chiamiamo, dell'associazione. Benissimo, quindi donna Costanza, qual è la parte? Allora l'associazione è nata con uno scopo ben preciso, far conoscere all'estero la vera faccia della Sicilia, un po' quello che facevano i miei nonni sia quando hanno fatto la Targa Florio, il Giro di Sicilia e tante altre manifestazioni, le facevano sì per una questione imprenditoriale, ma lo facevano soprattutto per far conoscere una Sicilia differente di quello che molta gente si immaginava che fosse. E con lo stesso spirito noi abbiamo creato questa associazione. La nostra idea era far venire gli stranieri, fargli conoscere una Sicilia fuori del normale, cioè fuori dai soliti giri creati dai tour operator, e fargli conoscere la nostra cucina, le nostre parti artistiche, soprattutto le parti più sconosciute. E la più grossa soddisfazione, devo dire, per noi era alla fine di questi 7 giorni di vita vissuta insieme e vedere la loro espressione quando ci ringraziavano dicendo: ma allora la Sicilia è veramente bella, ma allora vale la pena venire in Sicilia, torneremo l'anno prossimo e porteremo degli amici. Ecco, il compito nostro era questo, sfatare il mito del giornale tedesco, per esempio, che mette gli spaghetti con la lupara, la pistola in copertina, e fargli capire che non è quella la Sicilia. La Sicilia è arte, storia, cucina, sole, mare, neve, sono i siciliani, ecco. Questo è il motivo per il quale è nata la nostra associazione. Benissimo, e quindi mentre è stata fondata insieme, adesso parliamo appunto col barone Giaconia della parte sportiva, perché comunque diciamo che la famiglia Florio ha intestate diverse attività sportive, nel senso la Targa Florio naturalmente è conosciuta in tutto il mondo. Ecco, ne vogliamo parlare? Ovviamente sì, perché i Florio non sono soltanto gli imprenditori illuminati che hanno portato in Sicilia veramente di tutto e di più per ciò che riguardava le attività economiche, ma c'è stata anche la componente sportiva legata al turismo, perché l'obiettivo, appunto, come diceva Costanza, dei Florio è stato principalmente quello di far conoscere fuori le bellezze e la realtà della nostra Sicilia. E noi sulla scia di questo indirizzo abbiamo costituito appunto questa associazione La Sicilia dei Flori, abbiamo fatto 7 edizioni del Grand Tour Internazionale di Sicilia Targa Florio per far conoscere soprattutto all'estero, infatti la maggior parte sono stati concorrenti stranieri che venivano dalla maggior parte delle nazioni europee, e per far conoscere quelle nostre belle realtà. Le abbiamo fatte anche a carattere tematico questi tour. E cioè abbiamo fatto una dedicata al vino, quindi con le visite delle cantine più importanti e dei prodotti di vino più qualificate, un'altra l'abbiamo fatto sulle antiche ceramiche siciliane, da Burgio a Sciacca, a Santo Stefano di Camastra, a Caltagirone. Citiamole queste. Ecco, e infatti queste realtà poi hanno fatto sì che anche negli anni successivi coloro i quali erano venuti e avevano vissuto per 7 giorni queste realtà portavano non solo gli amici ma ritornavano anche loro, e ci sono stati degli abitué che hanno sono stati quasi sempre presenti. E purtroppo poi non abbiamo potuto continuare su questa scia perché da parte delle amministrazioni pubbliche non abbiamo avuto un centesimo di contributi promessi, e questo è stato un grosso handicap.
E abbiamo ripiegato su altre attività per far conoscere le attività dei Florio, con convegni, conferenze, facciamo ancora un'attività sportiva di carattere automobilistico, perché facciamo una manifestazione, si chiama Palermo Winter, che adesso è giunta alla 11ª edizione, la facciamo normalmente a marzo, proprio per come inizio di attività sportiva, e ne facciamo pure una in novembre a conclusione dell'anno, diciamo, sportivo, e l'abbiamo intitolata la Coppa Principi Lanza di Trabia, partendo sempre dal castello di Trabia. Ecco, perché questo dicevo appunto, sì. Io ricordavo che c'è questa partenza da parte nel castello di Trabia. Vogliamo parlare di Vincenzo Florio, della Targa Florio? Sì, allora Vincenzo era un uomo poliedrico, grande appassionato sportivo a 360 gradi, se si potesse dire a 365 direi a 365, è un grande diciamo manager, però io, tra i tanti aneddoti che si raccontano di lui, oltre ad avere organizzato Targa Florio, Giro di Sicilia e attività di carattere motoristico, Targa Florio motociclistica, organizzava anche delle manifestazioni di tutti i tipi di sport, dal ciclismo al podismo, alla corsa equestre, ma una mi è particolarmente gradita a ricordare, che è una gara di motoscafi, quelli che attualmente si chiamano motoscafi, ma che allora si chiamavano canotti a motore. Ed era una gara internazionale, vero? Sì, internazionale, perché venivano soprattutto francesi per partecipare a questa gara, che partiva da Villegea, arrivava a Mondello e ritornava a Villegea, per alcune edizioni che si sono fatte qui a Palermo, poi se ne sono fatte altre a Monte Carlo, ed era denominata la Perla del Mediterraneo. Il trofeo al vincitore consisteva in una una capsula d'oro con all'interno una perla vera. Ah, bene, pensavo un viaggio a Monte Carlo, no. Sarebbe stato fantastico. No. Invece, a proposito di aneddoti della Targa Florio, come dicevo prima, ne esistono veramente una casistica infinita, però io voglio ricordare in questa occasione una come nasce questa Targa Florio. E allora, Vincenzo Florio si trova a Parigi e incontra il direttore della rivista automobilistica più importante di Francia, che si chiamava L'Auto. Questo signore, durante una cena, lancia come se fosse un guanto di sfida a Vincenzo Florio, dicendo: voi non potrete mai, con le vostre realtà siciliane, organizzare una gara automobilistica su strada. Non conoscevano i... E Vincenzo Florio, punto sul vivo, ha detto, dice: ti smentirò e ti dimostrerò che invece è possibile organizzare. Da Parigi stesso manda un cablogramma a due amici, il principe di Torremuzza, che è qui vicino, e il conte di Snello, dicendo loro: mi occorre che mi identifichiate un percorso sulle Madonie dove si possa disputare una manifestazione di carattere automobilistico. Ricordiamo che allora l'automobile era agli albori, o quasi. Di che anno parliamo? Parliamo 1906, è stata fatta la prima edizione della Targa Florio. Nel 1905 Vincenzo Florio fa una sorta di test per iniziare questa, lanciare questa gara. E fa un test facendo una gara che partiva si chiamava Coppa Panormitan, partiva da Corso Calatafimi a Palermo, all'altezza dell'Albergo delle Povere, e arrivava a Monreale.
e avendo fatto costruire tribune, eccetera, eccetera. Era una corsa indubbiamente breve, ma serviva a Vincenzo Florio per fare un test proprio per verificare le problematiche inerenti a un'organizzazione di una manifestazione. Bene, ritorniamo. Vincenzo Florio ritorna in Sicilia da Parigi e trova questo progetto che questi due amici avevano preparato per lui. E si accorge che c'era un doppio handicap in questa ipotesi di percorso, ed erano i due passaggi a livello che esistono ancora attualmente, una all'uscita di Cefalù e l'altra al bivio di Castelbuono. Ovviamente la gara non poteva essere interrotta dalla presenza di un passaggio a livello che poteva essere casualmente chiuso. E allora cosa pensò? Facciamo deviare da Castelbuono su Isnello e su, in maniera tale che le autovetture possano scendere da Collesano. E così si fece. Il grande circuito delle Madonie, che ancora esiste, che è di 117 chilometri, praticamente non passa purtroppo ancora oggi da Cefalù, che sarebbe stato l'ideale se fosse stato possibile. È un po' la perla del Tirreno, insomma, soprattutto oggi che ha avuto questo boom turistico. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Fatta questa diciamo scelta del percorso, Vincenzo Florio si trovò di fronte a due grossi problemi. Uno era quello della polvere, perché le autovetture, transitando su strade non asfaltate, sollevavano della polvere immensa. E allora fece arrivare da Torino un prodotto che era appena iniziato, si chiamava Fix, e che praticamente veniva sparso sul terreno, sul percorso della strada, in maniera tale che la polvere si sollevasse il meno possibile. Il secondo problema, ancora più importante, era quello della sicurezza. Certo. E allora il problema era duplice. Perché? Diciamo in basso, nel percorso in basso, c'erano le guardie, la polizia, eccetera, eccetera, e quello andava bene. Sui monti ovviamente no, perché lì comandavano i briganti. E allora lui si mise d'accordo con i briganti per la parte alta e con la polizia per la parte bassa, e tutte le edizioni della Targa Florio non furono mai funestate da nessun incidente di questo tipo. Parliamo adesso dei progetti futuri di questa meravigliosa associazione. Io non ho progetti, io ho sogni, come si suol dire, sogni nei cassetti. Io vorrei che queste persone che a caro prezzo mandiamo in Europa a salvaguardare i nostri beni effettivamente facciano qualcosa per noi, perché è un assurdo dover andare al supermercato e comprare le arance greche o spagnole o l'olio turco o cose di questo genere, quando noi abbiamo delle meravigliose arance che rimangono sugli alberi e che troviamo poi per terra. Ecco, questo è una cosa che non riesco a sopportare, anche perché sono estremamente buoni, ma gli altri hanno prezzi che noi non ci possiamo permettere, quindi abbiamo bisogno di una salvaguardia, e non che i nostri interessi siano sempre secondari e che i nostri tutori preferiscono proteggere altri paesi che non quello nostro. Ecco, questa è la mia battaglia, che spero di riuscire prima o poi a vincere. Quindi la salvaguardia delle eccellenze siciliane. Esatto. In tutti i sensi, a questo punto, visto che abbiamo già parlato comunque di turismo, di enogastronomia, di tutto. In tutti i sensi, sì.
Ecco, e vuole aggiungere qualche cosa il barone Giaconia a quello che ha detto? Ma certamente sì, perché io sono estremamente convinto che proprio perché abbiamo noi siciliani e in Sicilia delle potenzialità inespresse, che si possa veramente emergere perché il siciliano lo merita, perché ha le capacità in qualsiasi campo si cimenti veramente eccellere. Ne abbiamo le controprove quando i nostri ragazzi vanno fuori e riescono a trovare delle collocazioni eccellenti, perché sono veramente intelligenti, capaci e anche disponibili in fondo. E poi le nostre potenzialità, che noi abbiamo due risorse che nessuno ci può togliere: quella del turismo, con questo caleidoscopio di realtà che si sono succedute nei secoli precedenti, e l'agricoltura. Quindi se noi puntiamo su questi due fattori, tralasciando tutto il resto, veramente potremmo esprimere il meglio delle nostre capacità. Io tutto questo l'ho inserito nel contesto di un libro che ho scritto, il cui titolo è Utopia Mediterranea, e è ambientato in una Sicilia che sarebbe potuta essere, che purtroppo non è, però dobbiamo far sì che tutti quanti ci si adoperi per ottenere il risultato. Allora, grazie ai nostri ospiti, ringraziamo Donna Costanza Afan de Rivera, ringraziamo il barone Giuseppe Giaconia di Migaido e ringrazio anche tutti i nostri telespettatori. Continuate a seguirci su www.latorredelgusto.grupposalamone.it.